E abbiamo un po' di interventi che chiedono di parlare la mattina, quindi io faccio avanzare eh, le loro richieste, quindi Alfonso Gianni se Allora intanto vi ringrazio per l'invito e per la modalità di organizzazione. L'unica questione è che in sette minuti non è mai riuscito di stare, ma questa volta cercherò di fare miracoli. Eh, parto dall'ultima affermazione di Anna sulla centralità della questione della pace, che sembra un'ovvietà, ma a mio parere non lo è e occuperà eh, il nostro pensiero e la nostra azione per diverso tempo. Quando si sviluppò la crisi economica finanziaria mondiale, partita dalla questione dei, dei mutui eh, nei subprime statunitensi, io ragionavo vedendo due cose che poi a mio parere si sono sviluppate anche se per strade imprevedibili. Certamente la pandemia rientra in questa imprevedibilità. Tuttavia eh, quell'avvenimento e quella eh, dilagare eh, quasi istantaneo del processo di crisi economica dimostrava una crisi profonda dei processi di globalizzazione innestata dai suoi stessi successi negli anni 90 ma che avrebbe disegnato un perdurare della crisi attraverso il tempo. Il secondo elemento che veniva già fuori in quel quadro era che si delineava con sempre maggiore chiarezza da un lato quello che è stato chiamato il declino del secolo americano e dall'altro l'emergere di una uh, nuova potenza dal sud del mondo rappresentata dalla Cina. A mio avviso, cioè, si delineava per queste due ragioni non semplicemente un quadro di crisi, ma un quadro di transizione egemonica mondiale da ovest verso est, sostanzialmente irreversibile e arrestabile solamente innestando un processo massimamente distruttivo di guerra. Le ragioni delle molte guerre a cui ha fatto riferimento Papa Francesco, che nel corso di questo ultimo decennio, quindicennio si sono sviluppate, trovano, a mio modesto avviso, le loro ragioni di fondo all'interno di quel processo. Ora, eh, dentro quel processo si sta naturalmente l'Unione Europea. L'Unione Europea è dentro... La guerra. Queste elezioni europee sono dentro la costruzione di un'economia e di un apparato di guerra. Non posso qui insistere eh, sugli aspetti pur importanti dell'analisi economica che sono stati sviluppati da diversi autori in questi ultimi anni. Mi soffermo semplicemente sulla loro dimensione istituzionale, di tipo sovranazionale. A mio avviso, sono passati troppo sotto silenzio, non qui dentro ma altrove, eh, la serie di trattati di eh, alleanza militare di durata decennale bilaterali che sono stati eh, firmati nel corso di questi ultimi tempi. Diciamo così che questi trattati eh, hanno tre aspetti, probabilmente molti di più ma almeno tre eh, sicuramente, che non si escludono l'uno con l'altro, ma si sommano come una sorta di prisma che di volta in volta offre una delle tre facce in maggiore evidenza. La prima, la più evidente, ma la meno importante, è che non potendo entrare l'Ucraina nella Nato a causa dell'articolo 10 dello stesso Statuto dell'Alleanza Atlantica, questa moltiplicazione di accordi con paesi europei ed extraeuropei, eh, ricordiamo che la Gran Bretagna lo è dal punto di vista eh, dell'Unione Europea, ma gli accordi sono stati fatti anche con il Canada, sono una specie di sostituzione di questa possibilità nell'immediato dell'Ucraina di dell entrare nella Nato. Il secondo elemento, ovviamente connesso a, a questo, è che eh, questi accordi nello stesso tempo, è come se dicessero, Vedete, molti paesi lo fanno, beh, a questo punto rompiamo il tabù degli articoli eh, formali dello statuto e apriamo le porte alla NATO. La terza il eh, terzo aspetto che è legato agli esiti del 5 novembre americano è il seguente: se è vero e c'è un fondo di verità che era già apparso molti anni addietro, che gli americani sono molto capaci di aprire guerre in tutto il mondo, ma sempre meno di poterle sostenere economicamente e politicamente. Se è vero che quindi ci sarà un ritiro dell'America dal quadro europeo e dalla stessa NATO, sia che vinca Trump sia che eh, vinca Biden. Beh, noi europei dobbiamo prepararci per tempo a costituire un bastione bellico nel nostro territorio rivolto al eh, nemico russo. E questo è il terzo aspetto che maturerà con maggiore evidenza nei prossimi mesi. Naturalmente cerco di andare più in fretta che posso. Questa guerra eh, ed è per quello. Che si impone il discorso di un trattato di pace i cui caratteri a me paiono evidenti e che comunque potrei riassumere nel concetto di eh, una situazione eh, sostanzialmente coreana: cioè, uno stop alla situazione delle forze in campo, una possibilità per i paesi del Donbass di avere un regime di autonomia eh, particolare, una. Costruzione di una conferenza europea, anzi mondiale, sulla pace. Sulla falsariga di quello che fu Helsinki nel 1975, ma non ho tempo di analizzare ciascuno di questi pezzi. Questa è una possibile eh, ipotesi di punti specifici su cui un trattato di pace potrebbe organizzarsi. Ma la questione è che in ogni caso la vittoria è impossibile. Per entrambe le forze in campo e eh, si può dire che per quanto la situazione sia oggi di stallo dal punto di vista militare naturalmente se entrassero in gioco le armi nucleari lo stallo salterebbe immediatamente ciascuna delle due forze ottiene una sconfitta politica la ottiene eh, il versante russo Visto che il suo problema era quello di non essere circondato dalla Nato, e invece abbiamo avuto l'ingresso dei Paesi baltici, dei paesi del nord dell'Europa eh, all'interno della eh, Nato stessa, e eh, lo vede anche ho qualche minuto, oppure, o lo, ve, lo vede anche il versante rappresentato eh, dal mondo occidentale questa è una guerra per procura, e dunque dal versante Stati Uniti-Nato, che se il loro obiettivo era, ed è dimostrabile anche questo studiando la politica estera degli ultimi 30-40 anni, quello di eh, rendere innocua eh, la Russia all'interno di una dimensione regionale, ottengono esattamente il risultato opposto, cioè quella di spingere la Russia verso una sempre maggiore protagonismo all'interno della situazione asiatica e all'interno di quello che si chiama il sud globale. Non a caso i rapporti tra Unione Sovietica e pardon, tra Russia e Cina si capisce adesso il perché del mio, della via Gaf, tra Russia e Cina appunto sono molto migliorati rispetto alla situazione antecedente allo sviluppo bellico, sia dal punto di vista economico, l'economia russa, non la popolazione russa, ma l'economia russa non va affatto male dal punto di vista dei criteri di misurazione del mainstream economico e, e lo sviluppo eh, della Cina dal punto di vista della sua influenza su amplissime zone del mondo si allarga ulteriormente. Quindi abbiamo tutti e due perdenti e su questo dovremmo, e mi avvio alla conclusione, potere e dovere insistere. Io credo che eh, questa questione della pace richieda però una declinazione su tutti i suoi aspetti. Chiama in campo quello che Bevilacqua diceva, quello che Pertinotti eh, richiamava, e cioè un problema di eh, pensiero politico. Di cultura politica, la quale però non può identificarsi con un passo indietro, come diciamo così, è in alcuni settori eh, anche della sinistra di alternativa, e cioè una eh, chiusura eh, in una sorta di nazionalismo eh, rinnovato, perché questa non è una prospettiva che ci fa fare passi davanti, ma anzi è una prospettiva drammatica, come dimostra la scissione della Linke, che fa solo fare passi indietro alla sinistra. Grazie, sono rubato qualche minuto. Mi... Grazie, eh, ricordo che okay. noi abbiamo la possibilità di avere una traduzione fino alle 12.30, quindi vi ringrazio Eva. Per aiutarci a far comprendere tutti gli interventi a Conny e, e chiunque voglia seguire diciamo, via Zoom può selezionare l'interprete.